C'era una volta una ragazza cieca che si odiava perché era cieca. Lei odiava tutti, tranne il suo fidanzato, un amorevole credente che l'amava moltissimo ed era sempre lì per lei. Una volta lei disse al suo ragazzo: «Se solo potessi vedere il mondo, ti sposerei». Un giorno fu in grado di ricevere in dono un trapianto di occhi. Quando finalmente le tolsero le bende, fu in grado di vedere ogni cosa, compreso il suo fidanzato. E lui le chiese: «Ora che puoi vedere il mondo, vuoi sposarmi?» La ragazza guardò il suo fidanzato e si rese conto che era cieco e fu scioccata di vederlo con le palpebre chiuse. Il pensiero di vederlo in quelle condizioni per il resto della sua vita la portò a rifiutare l'invito a sposarlo. Abbandonò il fidanzato che col cuore straziato rimase solo. Dopo alcuni giorni in lacrime il giovane si fece scrivere da qualcuno un messaggio per lei che diceva: «Cara, prenditi cura dei tuoi occhi, perché prima di essere tuoi erano miei». Triste? Ma è così che si comportano troppo spesso gli esseri umani, quando mutano le condizioni e gli interessi in cui viviamo. Solo pochissimi ricordano com'era la vita prima e chi era sempre al loro fianco nelle situazioni più dolorose. La vita è un dono. Gesù ha dato la sua vita per dare a noi una vita piena della sua pace e in più la vita eterna. Ma molti purtroppo lo disprezzano e lo rifiutano pur godendo di tutto ciò che egli ci mette a disposizione tutti i giorni. Oggi, prima che diciamo una parola scortese, pensiamo a coloro i quali non possono parlare. Prima di lamentarci del gusto del cibo, pensiamo a qualcuno che non ha nulla da mangiare. Prima di lamentarci del marito o della moglie, pensiamo a qualcuno che sta implorando Dio per trovare un compagno. Oggi, prima di lamentarci della vita, pensiamo a qualcuno che è morto troppo presto. Prima di lamentarci della distanza in macchina, pensiamo a qualcuno che percorre la stessa distanza a piedi. E quando siamo stanchi e ci lamentiamo del nostro lavoro, pensiamo a quei disoccupati, ai disabili e coloro che vorrebbero avere il nostro lavoro. E quando sentiamo che pensieri deprimenti cercano di buttarci giù, accendiamo un sorriso sul nostro viso e pensiamo: Dio è vicino a quelli che hanno il cuore spezzato e salva coloro che sono miti e umili di cuore. Confidiamo in Lui.